Allora. 207 like, episodio spettacolare. Esatto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Triforce Plus, sempre su Mighty 2 con Paschi. Ciao! Ragazzi, siamo tornati finalmente su Europe, anche se l'ultimo video è stato probabilmente proprio di Europe. Però veniamo ragazzi da una lunga inattività, da un infortunio purtroppo. Però ragazzi, purtroppo siamo stati colpiti. Siamo stati colpiti dal Covid e quindi ci siamo separati. Io e il piccolo Paschi purtroppo sono stato colpito, ma ovviamente esatto, sono fortissimo. È tornato in fretta. Andiamo anche in palestra ormai, è culo. Si vede. Quindi è durato solo 4 giorni. Però purtroppo in questi 4 giorni, la settimana scorsa, non abbiamo avuto modo di registrare. Esatto. Ma abbiamo droppato, culo. Esatto, Paschi, è una buona scusa per migliorare su Europe. Infatti, come vedete ragazzi, siamo a livello 39. Abbiamo droppato come pazzi, ragazzi. Quindi abbiamo tanti contenuti da portarvi. Quindi probabilmente nei prossimi giorni vedrete più contenuti di Europa, più video sì, probabilmente di Europa, tra cui ovviamente anche questo che è uscito oggi, venerdì 18 marzo 2013. Esatto. Ma prima di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like, supporto al video e di seguirci su tutti i social. Arriviamo a 1000 follower su Instagram, da 1000 così. Siamo sempre 850, salga e scende. E poi per un prossimo episodio che sarà fantasmagorico, il prossimo episodio spettacolare, Paschi, il prossimo è spettacolare, il prossimo 112 like per un prossimo episodio di Europe. Ma veniamo a noi, Pulmo. Che cosa è successo in questo video? Paschi, da come vedete, Paschi, non so se si vede già, no? Siamo intanto a livello 39. Abbiamo fatto il livello 39 dopo aver uppato il mio ventaglio, Paschi, nell'ultimo video. È arrivato. È ancora attualmente più 6 con 35 medi, ma ho aggiunto la ripetizione più 4, Paschi, sì, che ci dà una grandissima mano nel reggere, soprattutto in colonna, perché raga, ne vedrete delle belle proprio. Sì, perché poi Pulmo anche, poi vedrete nel prossimo video che registra Gulmano, che ha fatto anche lui dei miglioramenti. Esatto. Però Paschi, vediamo quello che vedete adesso qui. Ci avete tempestato praticamente di post. Sì, Paschi, siamo Gulmano, 20 ragazzi, e 20 ne abbiamo, quindi siete stupendi, full di post. Quindi non vedo l'ora, io non vedevo l'ora di leggere le vostre post, che adesso andremo a vedere. E poi ragazzi, un aggiornamento che andremo a fare. Allora, Paschi, intanto ho droppato 2 ferri, ragazzi, mai successo nella assurdo, storia veramente di assurdo, guarda. E 4 lune, 2 ferri, 3 lune. Poi c'è la foglia nera che ci avete donato, che andremo a fare quest'oggi. Un altro foglia nera che ho droppato io dal brutale. E delle lune che, questa qua è stata sempre donata in posta. Queste qui sono state droppate da io, me stesso, zio, senza quando e senza niente. Poi c'è questo scudo da battaglia che andremo a fare e provarlo a fare più 7. E magari, Paschi, se riusciamo a fare addirittura più 9, si può bene. Si vende. Poi ragazzi, che è successo? Come vedete, il tuo malloppo è molto esiguo, Paschi. Perché questo malloppo? Perché non sapete che abbiamo venduto il bonus transfer, la pietra fiamma, la sfera trasformazione. Abbiamo fatto i cash in totale 3 won. Penso sui 3 won circa, sì. Quindi, in tutto abbiamo fatto 3 won. Quindi avevo un won e mezzo a capa. E ovviamente l'ho investito, ragazzi, in Paschi Free. Ecco Paschi, qua, ragazzi, signori, abito formiche rosse più 9 con 2 bonus e già pietrato, ragazzi, più 4. E questo è stato, Paschi, il boost. Più me. 4, ragazzi. Le pietre più 4. L'unica cosa che, come dice Gulmo, mi fa storcere il naso è la di proiezione dell'abito al quadrato, che sicuramente è figo, però non lambea. Cioè, io voglio l'abito formica 9 più 9 ruta. Lo so, Paschi, però vabbè, vorresti che ci accontentiamo lo stesso. Come quello, no, come quello lo vedremo nel prossimo video, ragazzi. Abbiamo investito maledettamente. Abbiamo investito, Paschi. Comunque, secondo me, Gulmo, posso dire una cosa, cioè, noi senza droppare, senza droppare un granché, siamo riusciti ad accumulare dei soldi e a comprare delle cose importanti, Gulmo, veramente importanti, veramente utili e importanti. Ottimo, Paschi, sicuramente sì. Poi a fine video andremo a spacchettare questi forzieri del capo-orco e poi nel prossimo video vedrete perché io ho questi forzieri. Mamma capo-orco, mia, quante Paschi, sorprese, mamma ragazzi, mia, quante sorprese. Leggiamo i libri, Paschi, dai, leggiamo i libri. Leggiamo i libri. Vediamo le skill a quanto arrivano. Una velenosa meno uno a M. Ah, M? altro sorpresa. Finalmente, nuvola velenosa è ce passata fatta a M dopo non so quanti massi, M2. Ragazzi. Non so, può darsi pure che in posta mi ritroverà qualche nostro. Può essere, sì. L'ultima volta che abbiamo registrato ancora della passata. Sì. E vediamo tranello se va. Fallisce sempre tranello, vabbè.
Quindi adesso andremo a leggere le poste, poi uppiamo, poi maledettamente vediamo, ci uppa qua uppiamo Paschi. Tutto. Però Paschi, non so se ce la faccio con i soldi. Io ho letto i commenti, penso anche tu, del video scorso, dove ho fatto il ventaglio 35 metri dal fabbro normale. Sì, quello là lo andiamo a fare diretto da. E i ragazzi effettivamente ci hanno ragione, ragazzi, avete consigliato di fare il ventaglio, magari ventaglio foglia nera, luna piena, eccetera. Anche di merda dal fabbro normale, però quelli buoni almeno farli da quello potente. Andrò a fare così. Almeno quelli là, anche perché i soldi tu non li tieni, quindi va bene farli dal fabbro qua. Ma se qualcosa sponsorizzi uno, tanto se più 9 vendiamo e dividiamo. Quindi. Vai tranquillo. Allora, però Pasqua, prima andiamo al soldo. Ah, finalmente le vostre posticelle, ragazzi, ben 20. Vediamo un po' chi ci manda a scrivere. Iniziamo dalla più vecchia. Regalo fatto a mano, regalo da Ciccio Palma, un abito cremisi più 500 HP, bello. Paschi, sarebbe stato tanta roba senza il tuo appena acquistato, però sì, lo andremo a duppare eventualmente, si può fare quando diciamo avremo materiali. Grazie mille Ciccio Palma. Grande Ciccio Palma. Parli di Johnny, il mitico Johnny Paschi, il nostro mitico Johnny, grande Johnny, che ringrazio ancora. Sì, è lui, sì, è Johnny, è proprio lui, il grande Johnny. Grazie mille Johnny, poi quando ci sei ci anche commentiamo. Anche commentato Paschi, lo ringraziamo ancora in questo video. Se ci sei, quando ci siamo, ci becchiamo, magari qualche quando, scrocchiamo, cosa fare. La parte di Johnny sempre, un vortice di spada che andremo a vendere. Ah sì, Paschi, non abbiamo necessità di leggere. Grazie Johnny, grazie mille Johnny. Si può vendere facile. Sembra parte di Johnny un lancio di lampi per Gulmo, sì, che è contentissimo. Ah, grande Johnny. Cioè, se ci doveva tipo Aura, era un po' contento di lancio di lampi per Aura. Che si trova lancio di lampi? Aura invece mi si trova se vende, sì, ok, però. Ecco qua. Questo è il messaggio che mi piace. Quindi è il momento di uppare. Ecco a lei degli ebani da parte di Erwiki. Anche i soldi per loop. I soldi sono per loop. Buona fortuna. Grazie mille. Degli ebano con 2 resistenza avvelenante. Che pure sono andremo ad uppare. Più 0. Più 0, ok. Andremo ad uppare, ma fino a un certo punto, purtroppo, perché non abbiamo i materiali. Le PPP, non so, Paschi, se ce n'è qualcuno. Vabbè, poi dopo vediamo. Dopo buchiamo però con pazzo, grazie pure. Mille per gli orecchi d'ebano. Poi proviamo anche questi. Erwiki, un arco di corno. E questo è sup, Pasqua. Chi si va più nuovo? Sicuro va più nuovo. Vai vai, oggi si uppa Gulmo, oggi si uppa. Grazie mille ancora Erwiki. E grazie anche per i, grazie per i, per soldi, i soldini, sì, perché per, sono quelli per loop alla fine. Non avrei potuto. Esatto upparli. Sono quelli per loop, quindi ci sta. Eccolo! Altre PPP per uppare, ovviamente. I orecchini d'ebano, no? Altri 2 KK, grazie Erwiki. For you. No, Johnny, però puro. Cazzo, questa è tanta roba, Johnny, non sei spettacolare questo, lascia. Spettacolare. Grazie Johnny, grazie mille. Grazie di cuore, Johnny. Grazie. Good luck. Quindi da parte di WarJamieMon91, un abito formiche rosse, 1000 HP. Paschi, c'è anche le PPP. Anche questo da oppare. Mi prima. Grazie. Tanta mille. Roba, Paschi, 1000 HP. Grazie, a voi. Grazie mille. Anche se il tuo è più 9. Comunque, raga, abbiamo valutato il fatto che Paschi al 40, quindi fra 3 palle, tra poco, riceverà, come anche me, aprendo il forziere, degli aggiungi e dei gira. Altri contenuti. E la tua formiche rosse, Pasqua, ha già 2 bonus, quindi sì, abbiamo valutato, sì. Abbiamo già 2 bonus, abbiamo 3 tentativi per metterne altri 2, vale. Eventualmente anche girare, quindi poi io ho 2 gira io. C'hai anche 2 gira di base, un marmo per il quinto bonus. Diciamo che ci possiamo lavorare, c'è da lavorare, vai. Allora, poi, la fatina buona del dente d'orco! Dente puzzolente di un orco, questa è tanta roba, ragazzi, me ne mancano 4. Infatti c'è la tomba, la Paschi, in questo periodo. Eh sì, la potevamo sfruttare, purtroppo ancora no. Però, sì, tanta roba, grazie mille, questo qua. Ma sono 2. Denti. Sono 2. Sono 2 denti d'orco, sì. Vediamo, poi ovviamente, altri 2. E uno volevi? Leggendo il messaggio, Paschi, non sembra di buon auspicio. Ok, grazie, questi pure sono buoni, però. Quelli sono buoni per uppare, se assolutamente. Questi qua li devo dividere. Nuca, ovviamente. Non gli tamme niente. No, tu qua, i materiali da upp, soprattutto. A parte il naso di maiale. Giusto due code. E un po' da parte di Gemini, sempre, 100 code, perché a noi servivano per uppare. Per uppare, che tra l'altro abbiamo droppato. Però, servono droppato, sempre, servono. Ma sono ovviamente sempre tanto utili, però grazie, sono 100. Grazie mille, davvero, andremo a pari, ovviamente, appena avremo le cose da. Poi, un punto, Ulmo. E dove trovarli? Te la posso carto 20 euro.
Camera in Atlantide. Questi proviamo a parli anche. Sì, sì, cioè, questi quasi però... Upparabaschi come anche i miei, quelli che ho, forse li upperò un giorno. Sì, sì, sì. Grazie Wargemini. Due punti da parte sempre di Wargemini. Ma si vedere dove arriva la parte 2, questo tipo ci avrà, non lo so. Secondo me veleno forse. 20 velocità. Bello, 20 magia, Paschi. Ah, bellissimo. 20 magia, se era a me era spettacolare. Non so dare un nome, sempre Wargemini. Vi avevo mandato secoli fa un paio di orecchini di Giada con 20 orchi, usateli in valle. Forse abbiamo scassato. Ce l'hai già rotti tu? Penso già da detto i paschi. Devo vedere in magazzino, ma probabilmente li ho scassati. Perché se sono 20 orchi, Catroia, sono buoni. Che fine ne ha fatto questi orchini? Vabbè, poi controlleremo. Forse ce li ho io di qualche posto. Non lo so, paschi, vedremo. Una corazza del leone con 15 lampo. Ma che è pazzo. Ah, belli, grazie. Quanti? Troppo, ragazzi. Non esatto, calmiamoci un po'. Calmiamo. Capiamo il lancio di lampi. Che questo qui praticamente si può vendere facile. Oh, penso buono, esatto. Ragazzi, cioè, sono soldi, quindi... Sì, e calcola che non ci serve. Grazie ancora, WarJ, Greymon. Grande mille, Pulicino. Grazie mille. Una corazza forse interessante, sempre WarGreymon. 10 assorbiti da MP e 4 magia. Questo è su, papà. E poi ragazzi, però vedrete la mia com'è, perché non è indifferente quella che ho. Ancora WarGreymon, Gulmo. Nel caso che avete rotto tutti gli elmi di ferro. Oh, 7. Questo pure si potrebbe provare. Questo si può provare, si avrebbe forse l'ostrica. Oh, da parte di Johnny sempre. Grande Johnny. Su, Wellyauzi. Tanta roba, Vasco. Wellyauzi. Quante poste c'è, Vasco? Cuoricino, altre due poste, uno. Altre due poste. Ce la faremo? Un cuoricino da parte di Johnny. Una collana d'oro più 5. Non male, questa pure si può provare. Sì, questa pure si può provare. Potenzialmente da 1. E ultima posta, una faccina, sempre da parte di Johnny, dei stivali in pelle. Più 5. E antifreccia non so male, Vaschi. Antifreccia non so male, però anche questi doppare eventualmente. Ragazzi, noi ringraziamo tutti singolarmente per le poste che ci avete mandato. Chi per le cose meno potenti a livello mediatico, diciamo, ma utili. Chi per le cose magari più belle a livello mediatico, ma anche se ovviamente utilissime per la causa della Triforce su YouTube. Esatto. Però Paschi, abbiamo finito con le poste. Ringraziamo ovviamente come prima i ragazzi. E adesso mi sa che tocca a te. Ragazzi, tocca a te, Paschi, che sa da un po', mi sa. Adesso si uppa. Allora ragazzi, iniziamo un po'. Vediamo un po' quante cose da uppare abbiamo. Vediamo un po'. Stivale in pelle più 6, code di scorpione che ci abbiamo. Più 6. Più 6. 7 per la lisca? 7 ago di scorpione e lisca, dobbiamo un attimo verificare. Poi, abrito cremisi più 6, servono le bili d'orso, non ce le abbiamo. Andiamo con l'arco di corno, ragazzi. Più 1. Basta, intanto controllo se ho. Più 3. Il materiale da up sul looper, diciamo, il mitico. Poi ci vado a vedere chi li debbano. Gli ebani paschi per te da ninja, sai che non so se potrebbero essere utili. Io non li ho mai usati gli ebani. 3. Però sono buoni. E più 4. Andiamo di l'abito formiche rosse con 1000 HP, che non è male. Vediamo un po' che succede. Ok, abito formiche rosse più 4, Bulmo. Io ci andrei un po' di lune adesso. Luna 21 medi, ok. Più 1. Più 2. 21 medi, Pasqua. Yeah. Più 3. Scassata la prima luna, ragazzi. Andiamo con l'altra. Più 2. Oh, io Baschi ho predetto il corno più 9. Forse le lune non andranno, ma che le sicuro. Ok, più 4 questa luna. Andiamo con la spada una piena, più 3. Questa non è nemmeno male, comunque tutte quelle abilità, eh. Andiamo un po' di ferro, andiamoci un po' di ferro. Molto in alto questo ferro. Questo pugno può essere piuma o può essere ferro. Non è male, ferro. Scassato il primo ferro, tanto per droppare. Mamma mia, la faticaccia è droppassi cose. È altrettanto facile, è altrettanto difficile farli andare più noi. Ci sta. Andiamo di foglia nera, però questi qua di merda. Gli altri li uppiamo direttamente dalla. Gli altri paschi sono up finale con quelli. Sì, sì. Ci sta. Scassato. Ah, caspita, paschi, forse non è una buona giornata, sai. Vediamo. Andiamoci di coltello morso gatto. Venti diavolo che paschi ovviamente fanno gola. Però, essendo di livello basso, solo più 9 sì. Possono essere utili. E invece no, scassati ragazzi. Vediamo con quelli 20 magia. Ho deciso io che faccio così, Pasqua. Più 5 serve uno shuriken, ragazzi. Che al momento non abbiamo. Vediamo l'elmo di ferro, Ulmo invece. Vabbè, questo è ancora. Questo ci mancano per ora. Ci mancano. Poi, arco di corno. Eccolo qua, Pasqua. Con l'arco di corno. Più 4. Più 5. Ah, la predicta di Gulmo
non ma caspita Pasqua, non sei come l'altra volta. L'altra volta era bello potente, mannaggia. Troppo, raga, andiamoci di ferro, vediamo un po'. Questo quant'è? Più? Questo è quello 19, no, più 3. Merdi, Glate è buono, si scassa. Ci andrei anche di lune. Si prova a fare lune più 5, vediamo, fallisce quella potente, beh ci sta. E quella naba fallisce anche essa, e quindi nuovo via devo forza. Ah, raga, mamma mia. Come regola il ferro devi andare. Cioè, falluto, falluta. Sì. Ah, qua. Sì? No? No? Sì? Sì o no? No? Sì? Sì! E di Vasco, quando sì, fallisci, il loop dopo va buono. Allora, Gulma, adesso abbiamo gli orecchini d'ebano e le PPP. Poi, vedo un attimo se c'ho la lisca. Mo, così, proviamo a fare anche le scarpe. Ok, proviamo qui dal fabbro. Prova dal fabbro, Vasco, alla fine niente di che. Più 7, raga, più 7. Qua ci mancano. Però Paschi, però, è di Q7. Mo Paschi, un po' una cosa che ti ho scassato perché voglio andare in zona. Allora, Gulme, foglia nera. Vabbè, mo adesso la mia domanda è: devo fare queste cose qui? Come ho solo due PPP che mi avete regalato, dato un po' gli orecchini d'ebano o Paschi, l'abito? Io direi: siccome l'abito ce l'hai più 9, gli orecchini. Fai gli orecchini. Anche perché dopo, se vanno, serve la guida esoterica. Che ne dimmi un po' per uno, no? Perfetto, vediamo. Ok, più 5. Allora, shuriken ne abbiamo, ragazzi, ne abbiamo di shuriken, quindi andiamo a duppare anche i coltello morso gatto. Morso gatto, ragazzi, più 4 più 5. Shuriken. Oh, più 5, Gulmo. Coltello più 5, quindi esoterica ancora. Allora, Gulmo, vai, vai. Andiamoci di coltello upi importanti, Vasco, sì, upi importanti. Giustamente, vediamo gli ebani. Oh, gli ebani buoni, Paschi, già così, vediamo quanti HP. 6, 400 HP, buoni. Ma Pasqua, secondo me gli ebani sono buoni. 9 forza. Secondo me possono essere meglio, sì. Meglio degli orecchini giada per un ninja. Fateci sapere qui sotto nei commenti. Cioè, per un ninja a livello basso come noi, secondo me sì, perché quegli HP in più aiutano. Ok, Gulmo, quindi ci rimane da fare questo scudo da battaglia da più 6 più 7, che servono le due abilità sotto. Esatto. Questa lama di ferro rosso e poi i pugliani, i super fogliani, il resto poi non possiamo purtroppo fare, ragazzi, perché non abbiamo i materiali. Allora, ragazzi, adesso andiamo, io direi di provare lo scudo a battaglia qui dal fabbro. Sì, assolutamente sì, passano, mi trovi molto d'accordo. Ok, perché sto qua più 7, più 7 non è male, Vasco. Pellaccia di tipo bianca. È stato un argomento dolente di video scorsi. Sì, pellaccia di tipo bianca, no. No. Niente pellaccia di tipo bianca, ragazzi. Vabbè, per il momento lasciamo lo scudo da parte. Andiamo dal Arrossaki, Gulmo, qua. Vai. Eccoci qua, Gulmo, dal nostro fabbricante di fiducia. Dov'è? Eccolo, quello del rifugio, Pasqua, l'ultimo in fondo. Dove sei? Eccolo qua, Pasqua, il nostro armaiolo, il mitico armaiolo. Che poi vi racconto che la leggenda dell'armaiolo del rifugio che fa. Alto livello. Allora, vai, Gulmo, mo. Provo a fare prima il ferro, lo scasso o faccio foglia nera? Inizio a fare un po' di foglia nera. Almeno un po' sì, Paschi, almeno un più. 35 metri. 3 se va, 4. Madonna, è bruttissimo, raga, fare questi foglia nera dal fabbro, veramente brutto. Più 4. Mamma mia, coccolone ogni up. Coccolone ogni up. Coccolone. No, mo sentivo proprio scorrendo sangue. Mannaggia, mamma mia, che cosa brutta, Paschi, ti capisco, pure io ruppi. Ruppi. Il ventaglio più 5 più 6. 35 metri, porco cazzo. Paschi è rimasto l'ultimo superstite, a parte lo scudo, del giornale, del loop, delle armi del 30 almeno. E che schifo, mamma mia, raga, una disfatta è stata. Disfatta totale, Paschi, questo. Quindi di buono sono andati, si vanno in pelle più 7, che per fortuna non possiamo fare più. Stesso discorso per gli orecchini d'ebano, stesso discorso per lo scudo, ragazzi. Esatto. Questo qua non ci conviene opparlo. L'altro questo non metto, non possiamo. Grazie, io ringrazio a tutti, voglio ringraziare prima di andare a spacchettare ancora per le poste che ci avete donato. Anzi, andrei prima a Gulmo a consigliare il dente d'orco, okay, e poi spacchettiamo stesso dal biologo Cerasella. Vasco, ti sto aspettando, vieni da me. Qua, Gulmo. Allora, andiamo a consegnare il dente d'orco sperando che andrà a buon fine. Uè, meno 3 per Paschi, ragazzi. Ottimo, ottimo. Tanta roba, Vasco. Tanta roba. Spettacolo, roba. Spettacolare per te, Vasco. Ok, adesso attiviamo la chat così vediamo il malloppone e andiamo a spacchettare. Ovviamente la speranza è sempre quella di un guanto. Paschi, abbiamo quindi
lo scrigno di ferro che viene dal video scorso, sì, della donazione dei ragazzi. Esatto. E questi 5 forzie del capoporco. Perché Pasqui abbiamo... lo vedremo nel prossimo episodio. Non mancate, like. Non mancate. 207 allora. Like, episodio spettacolare. Esatto. Allora, Gullo. Vai Pasqui, siamo pronti. Inizierei con lo scrigno di ferro. La succulenza. Anzi, no. Inizierei con un forziere del capoporco. Abbiamo 5, ci sta. Vediamo. Beh. È l'esperienza di un'ora che non mi fa schifo. Andiamo avanti. Ventaglio salvezza. Se ha 12 inte, boh. Cioppato, ma non 12 inte. 12 inte, mi dispiace. Bracciale di cristallo, se 2000 HP è buono. È pure 15-20, 15 lame è buono. Niente, niente. Andiamoci di scrigno di ferro, Gulmo. Oh, ostre, che età si uppa! Si uppa! È incredibile. Ok, poi altro forzi del capo. Buona, buona, ostica per noi. Lacrime di Dea che non è purtroppo granché. E ultimo baule di giornata. Bracciale, un altro di cristallo. Cazzo di cristallo. Di merda. Mamma mia, che schifo. È stata una disfatta per me. Totale disfatta, Vasco, assolutamente. Spero che comunque vi siete divertiti. Abbiamo fatto parecchi aggiornamenti, diciamo, dall'ultima volta che siamo visti. Ormai siamo potenti, ragazzi, facciamo paure. Lo vedrete anche nel prossimo video, cioè, concretamente. Questo è stato un video, diciamo, di introduzione al nuovo. La rivoluzione che è venuta. La rivoluzione che avverrà, esatto, qui, su Europa.